Ciao a tutti amici di YouTube, da Super Dego Killer, ennesimo video in cui vi farò vedere la mia terza versione del deck atlantico, però è diventato il famosissimo e famigerato Atlantean Genex. Perché? Poi lo vedremo subito. Come vedete dalla cover card Poseidra, iniziamo subito con l'uno perdi questa carta. Allora, ribadiamo una cosa, la Poseidra è un mostro inutile, però io, provando a giocare il per uno di questa carta, possiamo dire che ha il suo valore, almeno una carta sola, quindi, anche se è un mostro inutile, per me una va bene, per il mio modo di giocare, quindi una va benissimo, quindi una Poseidra. Poi troviamo sempre i soliti tre cecchini atlantici. Non sto più a ridere gli effetti, ormai li saprete già. Mostro spacchino, numero 1. Poi le tre fanterie. Mostro spacchino, numero 2. E crea combo, posso dire. Poi un altro crea combo sono le tre dive, veramente immense. Dopo le due squadre d'attacco atlantica sono le due carte che si pompano d'attacco. Poi due dragoni atlantici. Coloro che permettono quasi tutti i nostri serpenti marino di attaccare diretto e in più di prendere gli atlantici dal deck. Molto utili. Un soldato dell'abisso che fa attivare gli effetti dei nostri mostri acqua, cioè i dragoni atlantici, cecchini e fanterie. Poi un pupazzo di neve. Da due che ne avevo, sono passata a uno, come anche il soldato dell'abisso. Perché, come abbiamo detto, introduciamo la parte Genex. Allora, una Genex ondina. Purtroppo ne ho solo una, quindi ne vorrei avere almeno due. Però l'effetto di questa carta è veramente fortissimo. Perché quando le evochiamo normalmente, maciniamo dal deck un mostro acqua e recuperiamo un Genex controllore dal deck. Quindi ecco perché ci stanno questi. Veramente fortissimo. Non so perché a me mi capita sempre di prima mano addirittura, che se ne ho uno solo. Però comunque, oh, è veramente fortissima la Genex ondina. Poi, ovviamente, due Genex controllore, ovviamente. Quindi, la parte Genex sarebbe solo questa, in pratica. Mi mancherebbe solo una Genex ondina, che mi farò procurare, anche se ultimamente non sto andando nei ritrovi, ai tornei. Però, comunque, quando ci andrò, proverò a far avere qualcosa. Poi, iniziamo con le solite carte, due tour. Da standard, Sagan e poi Gorze. Carta magia. Due richiami degli Atlantici. Quanto è potente questa carta. Veramente fortissima. Pratica, l'attiviamo in hand dell'avversario. Che abbiamo la Poseidra in mano o nel cimitero in hand dell'avversario. Così nel nostro turno peschiamo, tributiamo. Vanno al cimitero, si attivano pure gli effetti, perché comunque li mando al cimitero per tirare l'effetto di un mostro acqua, cioè quando evoco specialmente la Poseidra faccio rimbalzare in mano tutte le carte magia trappola sul terreno. E quindi quello è l'effetto che ci fa partire gli effetti, partono gli effetti a go-go. Solo grazie a questa. Poi, due recupero. Da tre passano a due. Per fare spazio
alla sepoltura sciocca, visto che gioco la Poseidra, meglio averla nel cimitero che cercare di trovare la volta buona di pescarla. Poi una Pot of Avarice, veramente fortissima, immensa veramente, rimettiamo le ondine, i controllori, possiamo mettere anche le, rimettere dentro le tour, poi per non parlare dei cecchini, delle fanterie, cioè giocarla almeno a due questa carta qua dentro, veramente. Però mi sembra che si possa giocare a due. Poi spada rivelatrice, ancora resta la mia invenzione che gira abbastanza bene. E poi le solite, tempesta, buco nero, mostro e suscita. Poi carte trappola, sono sempre le solite, ancora dalla vecchia versione. Le due arte spirituale dell'acqua, due tributi torrenziali, due bottomless, forza riflessa, giudizio solenne. Ok, anche l'extra, nel bene e nel male, è sempre lo stesso. Uno Stardust, eccolo qui. Dragon Rosa Nera, Catastor, un bibliotecario, un body armor, il Gungnir che è proxato, Gungnir drago della barriera di ghiaccio, che è veramente uno mostro fortissimo qua dentro. Poi, per quanto riguarda Xyz, Tiras, perché non ho Ardeus, lo ribadisco di nuovo, è l'unica Xyz di rango 5, è l'unica che gioco, va bene. Utopia, di nuovo Maestro Shock, anche se è abbastanza difficile da evocare, però lo metto lo stesso qua dentro. E vediamo un po' poi come va a finire. Zemmines, Leviatano, Giga Brillante, Acid Golem, cioè il numero 30, Golem Acido della Distruzione proxato, due Gachi Gachi, ne stavo dicendo solo uno. Due. Ok, ho provato questo deck contro un mio amico, a tre sfide, ne ho vinte tutte e tre. Veramente fortissimo questo deck, specialmente per quanto riguarda la combo Genex Ondina e Genex Controllori. Perché Ondina, normalmente, mandiamo cecchino fanteria, spacchiamo, recuperiamo controllore, ma che vada attacchiamo diretto magari, chi lo sa. E poi per non parlare delle dive che pigliamo le fanterie, facciamo i gachi gachi che ci parano un po', e poi per non parlare del macello che ci fa per non parlare poi delle tour di tutto, ecco. Ok, finisco il mio video aspettate, vado a vedere un attimo sul mio computer, che questo è il mio computer. Devo solo vedere un attimo sul mio canale il nome dell'iscritto, che è, vi faccio vedere, è Super Marco Tosi 98, che è, possiamo dire, il mio primo iscritto, a parte uno sconosciuto. Lo ringrazio in questo video, che lui ha fatto una versione del deck atlantico, che probabilmente per la probabile quarta versione del mio deck mi ha dato qualche, vedendo il suo video, mi ha dato qualche spunto per il mio deck. E boh, nel prossimo video, che farò praticamente poc'anzi, vi farò un piccolo tutorial. Quindi da Super Diego Killer è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!